sta. Fiorentina già il primo di giugno Ah. sul mercato, non va bene, perché vuol dire che sei prevenuto. Chi è come sul Viola Park? Vogliamo aprire questa parentesi sul Viola Park? Allora, si può criticare la Fiorentina, si deve criticare la Fiorentina, che quando qualcosa non ci piace. C'erano due motivi per criticare la Fiorentina sul Viola Park: uno sciocco, uno da ignoranti, e uno invece un po' più serio, un po' più. Quello da ignoranti è dire: non si fa più a Moena, meglio la montagna. Poi ha parlato il preparatore di Prandelli, Venturato, che dice: no, ragazzi, fare la Viola Park è meglio. Poi ha parlato un dottore, ha detto: no, ragazzi, fare la Viola Park è meglio. Poi ha Ha parlato anche parlato Bengue, il medico tanti sociale. altri direttori sportivi che ci hanno detto: guardate, fare il ritiro alla Viola Park è meglio che farlo in montagna. Di certo non ti puoi allenare alle 12, ma nel complesso, come sotto tutti i punti di vista, se vai a unire è meglio fare la Viola Park. E quindi ci sono un po' quelli più ignoranti, che sono sempre le stesse persone che quando c'era il Covid erano esperti in epidemie, erano esperti in medici, erano infermieri. Quando poi è scoppiata la guerra Ucraina-Russia, loro erano esperti di risico. Adesso queste persone qua sono esperti di Viola Park, di medicina sportiva, di recupero. Ora sono tutti preparatori atletici. Qui i famosi tutologi, bravo, bravo Pino. Fare il ritiro a Viola Park rispetto a farlo in montagna è meglio. Chi critica questa roba dovrebbe informarsi e parlare con un preparatore atletico, parlare con un allenatore, parlare con un dottore. Parlate con loro. Mostrateli a 360 gradi l'esperienza Viola Park, quindi macchinari, recupero, palestre, tutto. Anche i giocatori preferiscono fare la Viola Park. Sapete perché? Perché quando possono tornano a casa da mogli, fidanzate, parenti. Quando si è a Moena per 15 giorni, il ragazzo più bello che vedi è sottoscritto. Pensa come si è messo. Addio Quindi core. questo è il primo. Poi ci poteva fare la polemica sul Viola Park, e secondo me questa è giusta. La Fiorentina, dal momento che ha scelto di fare il ritiro a Viola Park, ha scelto la Fiorentina. Sapeva che il Viola Park non sarebbe stato pronto, e oggi il Viola Park tecnicamente è ancora un cantiere, perché non tutto è finito. E in un cantiere non possono entrare 3.000, 2.000, 1.000 persone, non possono entrare per legge, perché è un cantiere. Quindi quando è stato scelto il ritiro a Viola Park, la critica doveva essere: ragazzi, va bene che scegliete il Viola Park, ma scegliendo il Viola Park sarà un ritiro off limits per tifosi, giornalisti. Poi i giornalisti, uno di a me non me ne frega niente. Va bene così, però in un cantiere i tifosi non possono entrare. Non è colpa del comune, non è colpa della prefettura. In un cantiere, da che mondo è mondo, la gente non può entrare. Su questo bisognava, se qualcuno non andava bene, criticare la Fiorentina. Dice: guarda, tu stai scegliendo di fare il ritiro a Viola Park, ma lo sai che non essendo completato io non ci posso entrare? Lo si sapeva. È stata una scelta giusta, sbagliata, è stata una scelta. Abbiamo visto il comunicato della Fiesole, anche la Fiesole si è arrabbiata per questo. Su questo dobbiamo dibattere, su questo dobbiamo discutere. È stato giusto fare il ritiro a Viola Park pur sapendo che i tifosi non potevano entrare? È stato giusto? Non è stato giusto? Questo è il tema, questo è il dibattito. Non è al Viola Park fa caldo. Non hai lauree in medicina sportiva, non hai lauree in Oppure la preparazione. polemica per la scritta Rocco Commisso Training Center, cioè voglio dire, cioè, Vabbè, ragazzi, ma la gente perché anche no, quello, perché la ragazzi, gente non sa cosa cioè, dire e quindi dà fiato se il Viola Park lo faceva Tommaso Hocchi e Commisso, ci metteva il soldo Tommaso Hocchi e ci voleva mettere la scritta Rocco Commisso, uno poteva dire, oh, ma senti, ce l'ha messi te? Ce l'ha messi lui, fa quello che vuole. Cioè, ragazzi, parliamoci Gabri, lo chiaramente. so che a Moena andavano le famiglie, ma andavano, provavano, andavano via. I giocatori oggi, stamattina, per esempio, la mattina libera. I giocatori sono tornati a casa, un altro mondo, un altro mondo. Parlate con Castrovilli, uno a caso, chiedete: è meglio fare il Viola Park o meglio stare a Moena? Chiedetele. Parlate, prima di dire, cioè, parlate con un po' di persone, prendete delle opinioni su qualcosa su cui non siete preparati, su cui non siamo preparati.
Io non sono un preparatore atletico, non sono laureato in medicina, non lo sono. O mi sono informato e tutti gli addetti ai lavori mi hanno tutti detto che il Viola Park è meglio di Moena. Tutti. Anche perché ci sono anche altre squadre che sono anche superiori in classifica a noi, che sono già anni che fanno il ritiro nella propria città. La Juventus, Milanello, l'Inter, Piano Gentile, la Fienentina, sì. Trigoria alla Roma, cioè a Roma e Firenze non è che fa oddio a Roma, no, si sta più freschi, no, perché tu vivi a Firenze, ragazzi, sembra che Firenze sia caput mundi, a Roma fa più caldo di Firenze. Settimana scorsa abbiamo fatto la YouTuber League a Roma, vi posso garantire, ragazzi, che il caldo che c'è a Roma, l'afa che c'è, l'umidità che c'è a Roma, a Firenze non c'è, non so per quale motivo, torniamo al discorso, non me ne intendo, quindi non pensiamo che come fa caldo a Firenze, no. A Roma fa più caldo e Roma si sale in Trigoria. Tra l'altro a Bagnaripoli c'è una differenza di gradazione rispetto a Firenze di 2-3 gradi. Non so niente, sono 2-3 gradi. Cioè, allora, io penso che in quanto tifosi, ma come gli stessi giornalisti, io non sono un giornalista, io sono un tifoso e basta, si sia in diritto sia di, tra virgolette, osannare che di criticare, ma farlo con cognizione di causa. Cioè, io, questo è il mio pensiero, io non voglio dire che si deve fare così. Criticare a priori, vendi Igor, Nicolau ancora non l'hai comprato, se compri Nicolau, difensore centrale dello Spezia, e non ti risultano nemmeno trattative per Nicolau, ragazzi, l'anno scorso si è fatto le corse per prendere Gollini e poi il portiere della stagione è stato Terrasciano. Io aspetto, non me ne frega nulla, aspetto, magari il 31 d'agosto c'ho un portiere che finalmente dopo 10 anni, dopo Norberto Neto, abbiamo un portiere che ci dà garanzie. Se no davvero è come il discorso della punta, va via quello, va via quell'altro ancora arriva, devi prendere